This meeting is being recorded. Radio Radicale, siamo in collegamento con la professoressa Monica Quirico, che è una storica specializzata in politica e società svedese e nordica. Ha diciamo, pubblicato numerosi saggi sulla storia politica e le dottrine politiche in Svezia. Ricordiamo il socialismo davanti alla realtà, il modello svedese e anche un altro bel saggio su Olof Palme, tra utopia e realtà, Olof Palme e il socialismo democratico, antologia di scritti e discorsi. Con la professoressa Monica Quirico, noi vogliamo parlare del dibattito che si è avviato diciamo, sulla fine della tradizionale neutralità di Svezia e Finlandia che sta provocando anche le reazioni di Mosca. Come tutti sanno, la Russia aveva determinato, credo nel 1700, la svolta neutralista di alcuni paesi baltici, in particolare della Svezia. Oggi assistiamo a un processo inverso che sta facendo discutere ma anche molto preoccupare perché la Svezia è un paese dell'Unione Europea così come la Finlandia che però non fanno parte della NATO. Allora professoressa, le volevo chiedere se lei è sorpresa di come l'opinione pubblica svedese e quella finlandese hanno cambiato opinione nei confronti della NATO e della loro tradizionale neutralità. Per esempio la Norvegia credo faccia parte della NATO, ma non fa parte dell'Unione Europea. È un mosaico molto complesso. Sì, è da sempre un mosaico complesso quello dell'appartenenza alla NATO e all'Unione Europea ed è una delle linee di divisione dei paesi nordici. Se sono sorpresa, sono sicuramente desolata, direi, e molto preoccupata, perché in questo momento il fatto che la Finlandia, che condivide più di 1000 chilometri di confine con la Russia, parli di adesione alla NATO, mi sembra francamente uno dei tanti comportamenti poco responsabili che stiamo vedendo in queste settimane e che sinceramente mi pare che ci spingano o possano spingerci verso una terza guerra mondiale. Io naturalmente capisco la preoccupazione sia degli svedesi che dei finlandesi. La Finlandia è stata un paese conteso proprio tra Svezia e Russia. È passata all'inizio dell'Ottocento dalla corona svedese allo zar di Russia e quindi del tutto comprensibile che sia preoccupata. Non dimentichiamo che ha conquistato l'indipendenza soltanto con la dissoluzione dell'impero zarista nel 1918, ma al prezzo di una sanguinosa guerra civile tra rossi e bianchi, vinta dai bianchi, che ha lasciato però ferite molto sanguinose nella storia del paese. È evidente quindi che in una situazione in cui la Russia mostra, non per la prima volta peraltro, il suo volto più aggressivo, la preoccupazione dei finlandesi è naturalmente giustificata, ma non può giustificare un'ulteriore escalation, soprattutto se questa svolta viene condotta alimentando l'allarmismo, cioè subito dopo che è stato fatto l'annuncio, su cui ritornerò, già si parlava di movimenti delle truppe russe ai confini della Finlandia, e viene fatta alla luce di un dibattito che oggi la stessa televisione pubblica finlandese giudica monco perché improvvisamente sono spariti tutti gli argomenti contrari all'adesione alla NATO e che sono quelli appunto di buon senso, e cioè che in questo momento forse non è il massimo per portare a una de-escalation che è ciò che tutti auspichiamo. Devo anche dire che i media italiani naturalmente sono partiti in quarta
dando per certa l'adesione sia della Svezia che della Finlandia. E io in questo momento non la sento. Scusi, dovevo attivare l'audio. Allora, segnalo la dichiarazione del ministro degli esteri Di Maio, che praticamente ha dato il benvenuto alla Svezia e alla Finlandia. Non è così semplice. No, non è così semplice e ha fatto bene a specificare che non sono solo i giornalisti a gettare benzina sul fuoco, ma anche i politici, come ben sappiamo. Allora, innanzitutto le posizioni di Svezia e Finlandia sono un po' diverse, sia temporalmente che come atteggiamento. Ieri c'è stata una conferenza stampa congiunta delle due prime ministre, Sanna Marin, la prima ministra finlandese, e Magdalena Andersson, la prima ministra svedese. La Finlandia è più avanti, nel senso che ieri Sanna Marin ha presentato un rapporto di una commissione governativa che era stata istituita per rivalutare le condizioni di sicurezza internazionale. Da questo rapporto emerge in effetti l'indicazione che per la Finlandia un'adesione alla NATO fornirebbe maggiori garanzie rispetto a quelle che sarebbero le controindicazioni. Controindicazioni che però, ripeto, secondo la stessa televisione pubblica finlandese, sono improvvisamente assenti dal dibattito. La Svezia a sua volta ha deciso di aprire una rivalutazione della politica di difesa e di sicurezza. Il Partito Socialdemocratico ha apertamente detto che adesso al suo interno ci sarà una discussione su questo tema, però non è ancora giunto a conclusioni, quindi non c'è un rapporto, non siamo ancora al capolinea di un processo. Questa è una prima differenza temporale, dunque. La seconda è che sembra esserci una maggior contrarietà tra gli svedesi all'ingresso nella NATO. L'ultimo sondaggio che ho visto l'altro ieri parla del 45% di favorevoli, ma con una percentuale di contrari che è adesso sul 33%, in leggera risalita rispetto alla penultima rilevazione, e questo perché tra gli indecisi, che sono oltre il 20%, è diminuito un po' il numero, andando a ingrossare le fila dei contrari all'adesione. Aggiungo che una decisione così storica rispetto alla storia di questi due paesi, presa per giunta in un momento di acuta emergenza internazionale, io spero non sia presa sulla base di sondaggi che, appunto, come si è capito, spero da quello che ho detto, cambiano quasi di giorno in giorno. Non è ai sondaggi che si può affidare una decisione del genere. Poi, se vuole, aggiungo qualche considerazione sulla svolta, appunto, perché comunque vada a finire, non possiamo escludere naturalmente che sia una mossa tattica, che sia un messaggio a Putin, perché va anche detto che già ora, in quanto membri dell'Unione Europea, sia Svezia che Finlandia comunque sono tutelate nel caso di un'aggressione esterna. Ma comunque vada a finire, il solo fatto che la questione sia salita in cima all'agenda politica, che qualcuno pensi che la campagna elettorale svedese, la Svezia vota a settembre, sarà dominata da questa questione. A me onestamente sembra che gli svedesi e le svedesi al momento siano forse più preoccupati dall'inflazione che dalla guerra e dalla NATO, ma certo è che già solo il dibattito rappresenta una svolta epocale. Uno degli ultimi articoli del compianto Aldo Garzia, suo collega con cui condividevo la passione per la Svezia,
è stato proprio sul neutralismo attivo di Olof Palme. E sono passati molti anni, in effetti, sono passate ere geologiche, sembrerebbe, da quando Palme nel 1980 istituiva una commissione che avrebbe preso il suo nome con lo scopo di promuovere il disarmo nucleare in particolare, in cui Palme ravvisava il maggior pericolo alla sopravvivenza dell'umanità e anche il maggior ostacolo a quella politica di solidarietà internazionale che perseguiva. Questo era il significato del neutralismo attivo. Una formula che tutto sommato è stata seguita in modo forse meno roboante dalla Finlandia, che dopo l'indipendenza dalla Russia nel 1918 si è dovuta barcamenare, causa la sua scomoda posizione geografica, tra Occidente e Oriente, ma questo le ha permesso anche di fungere da ponte tra i due blocchi. Ecco, alla luce di questa storia, di questa gloriosa tradizione neutralista, io mi sarei aspettata non che i due paesi nordici valutassero l'ingresso nella NATO, considerando, ripeto, che hanno già delle garanzie in quanto membri dell'Unione Europea, ma che riscoprissero questa vocazione alla ricerca di soluzioni pacifiche, di compromessi. Mi pare che fossero entrambi nella posizione ideale, almeno per provarci. E un'ultima considerazione da femminista voglio fare. È del tutto evidente che avere una donna che ricopre la carica di primo ministro, di prima ministra, anzi, non garantisce una politica all'insegna del pacifismo e della moderazione. Ho rivisto recentemente una fotografia che ritrae Magdalena Andersson in tenuta militare che entra in un carro armato, e questo durante l'esercitazione NATO che c'è stata in Norvegia poche settimane fa. Sinceramente avremmo fatto a meno noi donne di immagini come questa. Attivo l'audio, scusi perché c'è un po' di confusione qui intorno. Allora, la cosa che mi interessava sapere è se nel Riksdag o anche nel Parlamento finlandese, rispetto ai socialdemocratici, c'è una posizione diversa rispetto alla NATO. Diciamo, lei mi ha ricordato la posizione di Olof Palme. Io ricordo che ci fu un caso di un sottomarino, credo negli anni 70, che venne avvistato. Ci furono grosse polemiche su questo. Allora, i partiti avversari dei socialdemocratici hanno una posizione diversa, diciamo, rispetto alla neutralità svedese. Glielo chiedo perché, insomma, in Svezia credo che ci sia possibile un governo di minoranza, e la Andersson era stata, quando avevamo parlato l'ultima volta, si ricorda del primo sfortunatissimo esecutivo della Andersson, il suo era stato che era durato poche ore, diciamo il suo era stato un governo di minoranza. Allora, le opposizioni, allora c'è un'unità politica in questi due paesi? Scusi, sono stato un po' lungo. No, ha fatto bene a porre anche questa questione. Al momento, purtroppo, dal mio punto di vista, si registra un largo consenso parlamentare sulla faccenda. Ci sono solo due eccezioni e una è parziale. Il partito che per adesso sembra essere contro, come sempre stato, senza se e senza ma, è il partito della sinistra, che però inaspettatamente, dal mio punto di vista, ha votato a favore sia all'invio delle armi in Ucraina che all'aumento delle spese militari, contraddicendo, devo dire, quella che era stata la sua politica per diversi decenni.
Certo, le pressioni sono molto forti anche in Svezia, anzi sospetto che addirittura il clima del dibattito sia ancora più unidimensionale che da noi, che è tutto dire. L'altra eccezione parziale, come dicevo, è quella del partito populista di destra, i Democratici di Svezia, che sono tradizionalmente contrari alla NATO, così come sono tra lo scettico e il contrario rispetto all'Unione Europea, e che però adesso si sono detti disposti a riconsiderare la loro posizione. E lo faranno sicuramente se, e qui veniamo a un punto cruciale, la Finlandia deciderà per il sì. Perché questo in Svezia viene detto molto apertamente. Se la Finlandia entra, noi non possiamo restare fuori, perché a quel punto rimarremo l'unico paese del nord Europa al di fuori dell'alleanza NATO. Quindi è un po' un gioco di pressioni incrociate. Le due prime ministre ieri hanno ribadito che naturalmente i due paesi sono autonomi e quindi autonoma sarà la decisione. I rapporti però storici, culturali, economici sono molto stretti e quindi in effetti è difficile pensare che se la Finlandia fa richiesta per l'adesione la Svezia rimanga fuori, soprattutto con un consenso parlamentare così trasversale, anche se non universale, però certamente sufficiente per far passare l'adesione. Io spero ancora di no, ripeto, mi sembrerebbe nel caso della Finlandia una scelta in questo momento rovinosa per tutti, per la Finlandia, per la sicurezza europea e che non migliorerebbe di nulla la situazione dell'Ucraina. Ecco, le volevo chiedere questo. È possibile, diciamo, teoricamente fare una scelta di questo genere lasciando smilitarizzate le isole Åland, che potrebbero rappresentare una grossa minaccia per la Russia? Cioè, questi due paesi teoricamente potrebbero aderire alla NATO e mantenere smilitarizzate le isole Åland, che sono una piccola pistola puntata contro la Russia. Se sia possibile, non lo so. Giusto oggi la televisione svedese ha mandato in onda un servizio su come la pensano gli abitanti di queste isole, che sono stati a loro volta terreno di contesa, anche se non militare, tra Finlandia e Svezia. Si è alla fine trovato un compromesso pacifico, insomma. Questo sarebbe un ulteriore problema, effettivamente. Al momento non è all'ordine del giorno, nel senso che credo verrà posto soltanto nel momento in cui se si faranno, passi formali verso l'adesione. Ribadisco che, a differenza di quello che ha strillato, ad esempio, Mentana ieri sera in apertura del telegiornale, non sono ancora stati fatti i passi formali per l'adesione. Certamente la Finlandia sembra orientata a intraprenderli, ma ripeto, ci sono anche molte mosse tattiche in queste settimane. Vedremo. Senta, le volevo chiedere questo. Questi due paesi hanno un esercito efficiente. Allora, io sapevo che la Svezia aveva abbandonato l'esercito di leva, poi c'era stato un ripensamento, non so la Finlandia come organizzata, perché loro tradizionalmente hanno avuto sempre questa minaccia. Insomma, loro sono molto, molto esposti e quindi
la prova che hanno fornito nel corso della Seconda Guerra Mondiale è stata quella di inchiodare i russi nella guerra che c'è stata tra il 39 e il 40 e poi tra il 41 e il 43, dove i confini mi sembra siano rimasti, diciamo, loro hanno fatto una guerra parallela con i nazisti senza combattere battaglie in comune. Allora, volevo chiederle che tipo di preparazione hanno questi paesi, se rappresenta un punto interrogativo o se, insomma, saprebbero difendersi da soli. Ma allora, di sicuro possiamo dire che l'esercito svedese è un esercito in rapporto alla popolazione di una certa rilevanza, non sono quattro soldatini dislocati nel nord del paese. È un esercito ricco, ben attrezzato. Chiaramente parliamo di due paesi, la Svezia di circa 10 milioni di abitanti, la Finlandia di 4 o poco più. È ovvio che rispetto all'esercito russo, benché forse questo esercito russo sia stato sopravvalutato da molti, me compresa, perché mi aspettavo che nel giro di pochi giorni facesse tabula rasa, invece evidentemente non è quell'esercito potente, fornito, moderno, eccetera, che molti di noi temevano. È chiaro che le dimensioni abissalmente diverse delle difese, delle forze di difesa nazionale sono uno dei punti alla base della discussione sull'ingresso nella NATO. Per quanto ben forniti, preparati, tutto quello che si vuole, non potrebbero ovviamente tenere il passo, no? Però su questo bisogna anche chiarire una cosa, che il presupposto tacito della neutralità di Svezia e Finlandia è sempre stato quello che in caso di aggressione da parte dell'Unione Sovietica la NATO sarebbe immediatamente intervenuta. Questo è un po' il segreto di Pulcinella, certamente della politica di difesa svedese, ma anche di quella finlandese, qualcosa che non si poteva esplicitare e di cui però erano tutti molto consapevoli, proprio perché era evidente che due paesi così piccoli non avrebbero potuto reagire soltanto con le loro forze. Peraltro una spinta all'ammodernamento dell'esercito venne proprio da quello scandalo che lei ha ricordato, lo scandalo degli U-boat, i sottomarini, che molto probabilmente erano sovietici e che costarono una crisi a Olof Palme, che fu accusato naturalmente di essere troppo morbido, addirittura di essere filo sovietico, quindi di lavorare nell'ombra al servizio dell'URSS, quando Palme era un anticomunista piuttosto viscerale, quindi questa teoria complottista era semplicemente ridicola. Ma certamente dopo quello, anche per recuperare l'onore, diciamo così, ci fu un ammodernamento, le spese militari non sono irrilevanti, adesso anche la Svezia ha deciso di aumentarle, ma ripeto, con tutto ciò rimane la sproporzione e dall'altra parte rimane però anche quello che io mi sarei aspettata da questi due paesi, senso di responsabilità, vocazione alla mediazione e così via. Ma questo sembra dissolto al momento. Un'altra cosa che mi interessava capire: loro che rapporti, sia la Finlandia che la Svezia hanno buoni rapporti con gli altri paesi baltici? Sì, hanno ottimi rapporti, soprattutto la Svezia, che ovviamente del nord Europa è il paese più
influente, c'è chi identifica il modello nordico con il modello svedese, di fatto non è giusto, ma molti lo fanno e ci sono dei motivi alla base di questa identificazione. Direi che la Svezia addirittura ha avuto una sorta di strategia egemonica nei paesi baltici all'indomani della dissoluzione dell'Unione Sovietica. Per egemonia non intendo ovviamente nulla di violento o di militare, ma una cooperazione sul piano anche della sicurezza commerciale, culturale, delle politiche sociali che è stata volta dal lato della Svezia, come dire, a diffondere il modello svedese appunto come modello da seguire, il che avrebbe pure avuto i suoi vantaggi, almeno per certi aspetti. C'è stata una sorta di colonizzazione, tra virgolette, una colonizzazione new age, potremmo dire, non manu militari, ma appunto sostanzialmente con strumenti economici, perché non vi è dubbio che i paesi baltici siano stati anche molto aiutati dalla Svezia. Su scala minore lo ha fatto anche la Finlandia. L'ultima questione. Gli svedesi vedono l'enclave di Kaliningrad come una pistola puntata su Stoccolma? Ma guardi, gli svedesi vedono molte cose come una pistola puntata direttamente contro di loro. Già prima dell'invasione russa dell'Ucraina mi ha raccontato una mia amica, peraltro russa, ma che vive in Svezia da molti anni, che nelle scuole c'erano le esercitazioni con le maestre e i maestri che dicevano ai bambini: adesso ci mettiamo tutti sotto il banco, come si vedeva, noi siamo abbastanza vecchi per ricordarlo, ai noi, nel film apocalittico The Day After, tutti sotto il banco nell'illusione di ripararsi dall'atomica. La russofobia, senza girarci intorno, è un sentimento culturalmente, storicamente molto vivo, sia in Svezia che in Finlandia. È chiaro che quello che è successo dal 2014 in avanti è stato letto appunto come il segno di un rinnovato protagonismo anche militare da parte della Russia. La soluzione però non può essere da parte di nessuno di giocare al rialzo, di minacciare l'atomica da una parte e di compiere dall'altra atti che possono spingere proprio all'uso dell'atomica o comunque a un coinvolgimento su vasta scala dell'Europa. E questo lo dico con la massima solidarietà per il popolo ucraino, ovviamente. Senta, l'ultima domanda. Il Consiglio Artico, che è questo forum internazionale che discute i problemi dei governi artici, può essere, volevo sapere se era stato evocato da qualcuno, ma se può essere uno strumento utile di dialogo, visto che ci fanno parte tutti i paesi che si affacciano sull'Artico. Anche l'Unione Europea si è data recentemente una strategia artica. Volevo sapere se questo tema era stato tirato fuori, visto che insomma si sta parlando anche di questo tema, o se in realtà poi questo Consiglio Artico può essere oggetto di scontro, solo se aveva sentito parlare di queste cose. No, non mi pare che sia entrato nel dibattito, e aggiungo che per quello che avevo visto prima della guerra, avevo tratto l'impressione che in realtà questo Consiglio rifletta purtroppo i diversi interessi geopolitici ed economici
forse prima della guerra, soprattutto economici, adesso magari più geopolitici, benché sia molto difficile scindere gli uni dagli altri, dei paesi coinvolti. Quindi temo che al momento non lo possiamo vedere come uno strumento di conciliazione, di dialogo, ma temo semmai che sia una sede in cui si riproducono le tensioni, appunto, che vediamo nell'Europa nel suo complesso. Senta, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato quelli che non erano dei punti chiari. Nel corso di questa intervista abbiamo parlato di come è stato trattato questo argomento e quindi secondo me era utilissimo fare questa chiacchierata anche perché tra chi ha dato già il benvenuto a questi paesi alla NATO bisogna ricordare che insomma non c'è nulla di scontato e di questo io la ringrazio. Grazie alla professoressa Monica Quirico, storica specializzata in politica e società svedese e nordica per l'aiuto generoso che ci ha voluto dare. Grazie. Grazie a lei e saluti a tutti e tutte.